Amiche e amici di Federcanoa.it, siamo tornati nuovamente in diretta dallo stadio della Canoa Polo di Catania, dove è tutto pronto per il gran finale di questa intensissima domenica in compagnia della Canoa Polo. Abbiamo visto le gesta degli azzurrini dell'Under 18, dell'Under 14, abbiamo visto le straordinarie ragazze della formazione senior con l'assegnazione dello scudetto alla polisportiva Canottieri Catania, e adesso è arrivato il momento di andare a conoscere quale sarà la squadra che potrà fregiarsi del titolo di campione d'Italia anche nella prossima stagione. E allora è tutto pronto per la sfida che metterà di fronte i campioni d'Italia in carica del Chiavari contro la formazione di casa, la polisportiva Canottieri Catania. E allora un saluto da Johnny Lazzarotto qui in cabina di commento con me per vedere al meglio e per capirne di più di questa straordinaria finale. Abbiamo Riccardo Ibba, tecnico della nazionale Under 21 maschile italiana, con Fabio Sauro. Riccardo, grazie per essere qui con noi, e che finale ci dobbiamo aspettare tra Chiavari e Catania? Ciao a tutti, è una finale storica ormai, sarà assolutamente, passami il termine, scoppiettante. Se ne daranno di santa ragione agonisticamente parlando, quindi nessuno come la finale Under 14, questa ancora di più alto livello stellare, non risparmieranno neanche un secondo del tempo che gli viene dedicato durante questa finale, durante questa partita. Chiavari che chiaramente si presenta con il tricolore sul petto, con i grandi campioni che hanno caratterizzato la vittoria della scorsa stagione. Polisportiva Canottieri Catania che ha dalla sua il blocco storico, che ha fatto davvero la leggenda del KST Siracusa, vincitrice e vincitore nel 2013, 2014 e 2015, e che veste i colori etnei in questa stagione con rinforzi e giocatori molto molto importanti che andremo a seguire. L'inno italiano per l'inizio e la presentazione delle due squadre. Ci fermiamo per un attimo con il commento vedendoli entrare in campo e poi torniamo chiaramente per dare loro il giusto merito e raccontare di questa straordinaria finale. Proscogli Chiavari contro Polisportiva Canottieri Catania in canoa azzurra. La Proscogli Chiavari in black and white, la Polisportiva Canottieri Catania. Davvero sarà una sfida stellare, perché c'è praticamente tutta la nazionale azzurra che lo scorso anno ha vinto il campionato del mondo di Siracusa con lo straordinario golden goal di Edoardo Corvaia, numero 3 della formazione della Polisportiva Canottieri Catania, con il gran contributo di Jan-Erik Hack, che ci permise di volare al supplementare con il suo gol a 30 secondi dalla fine contro la Francia, con il super talentuoso LB9 Luca Bellini, il capocannoniere di qualsiasi manifestazione che io abbia ricordo per diversi anni a questa parte. Insomma, c'è l'elite, c'è il top, ci sono i campioni del mondo in carica, c'è un Chiavari che vuole arrivare a 8 vittorie nazionali, ha vinto 7 titoli italiani alla pari del Posillipo. Il Chiavari, vincendo in questa edizione, diventerebbe la squadra più titolata nella storia della canoa polo italiana maschile, raggiungendo anche il circolo nautico Posillipo al femminile, che ha vinto 8 titoli tricolori. Dall'altra parte c'è la Polisportiva Canottieri Catania, che qui a Catania, di fronte al pubblico rosso-blu, di fronte al pubblico che davvero ha gremito le tribune e ha riempito il porto di Catania, vuole tornare sul gradino più alto del podio. Catania che, chiamandosi Catania, al maschile non ha mai vinto lo scudetto e che quindi potrebbe provare
a salire sul gradino più alto del podio. Sarà facile? No, sicuramente, e credo tu sia d'accordo, Riccardo, però bisogna provarci a questo punto. Assolutamente, tutte e due le squadre sono preparatissime, non solo per questo evento, per i playoff, che per entrambe è importantissimo, ma ricordiamo che gran parte di questi giocatori parteciperanno all'evento più importante della Canoa Polo, che sono i War Games, che si terranno a luglio. Quindi sono caricatissimi e preparatissimi in tutti i sensi. Sarà veramente dura adesso a priori stabilire chi potrebbe vincere questa partita. Due tempi da 10 minuti al termine dei quali, in caso di parità, si andrà all'overtime. Scatta Luca Bellini, scatta dall'altra parte Gianmarco Emanuele, spacca dai supporter, dai fan, da tutto il mondo della Canoa Polo. Recupera Bellini il pallone, riparte il Chiavari con il possesso. Robert Pest per Bertelloni. Bertelloni apre sul lato sinistro, ancora per Pest, ex straniero del Posillipo, da quest'anno in maglia Chiavari. Il tentativo da parte di Luca Bellini, LB9, prova a caricare la destra, attenzione perché ha un missile al posto del braccio nel momento in cui decide di scaricare con potenza verso la porta avversaria. Pest, apertura per Bertelloni, uno dei titani del mondiale di Siracusa, ha battagliato con qualsiasi muscolo a sua disposizione per asfaltare la Francia in finale. Ancora Bertelloni che prova ad andare al tiro, il siluro che si infila alla base della porta, 1-0, come inizio, non poteva sperare di meglio Chiavari. Cosa da pazzi a Catania, appunto. Cose da pazzi a Catania, o PD Rivà, come giustamente il nostro Fabrizio Messina ha lanciato nella lotta degli hashtag in questa finale scudetto. Inizia davvero con il piede giusto il Chiavari, la polisportiva canottieri Catania entra in campo in questo momento con Edoardo Corvaia, protagonista alla mondiale, ma ora deve portare a casa questo match nel miglior modo possibile. Fabrizio Santino, numero 2 della formazione in corpetto bianco-nero, ancora Edoardo Corvaia al centro per Andrea Romano. Andrea Romano prova a farsi vedere al centro per Gianmarco Emanuele, la tiro, la respinta da parte di Bertelloni per Porzio, apre per Pest con ordine, va Marco Porzio che al mondiale di Siracusa fu protagonista con la sua dolce metà, davvero di un bacio appassionato al termine, tutti si lanciavano in acqua esultando la medaglia, lui invece ha preso con sé la sua dolce metà, se l'è giustamente coccolata e poi anche una, insomma, promessa di matrimonio. Esatto, e quindi da lì non ha però avuto alcun ripensamento sul fatto di voler continuare a vincere. Anche quest'anno ha affrontato una stagione alla grandissima. Apertura sulla sinistra ancora per Pest sotto porta, 2-0, incredibile. Robert Pest, come è andato ad infilare alle spalle della difesa della polisportiva canottieri Catania questo pallone. Hanno messo il turbo i ragazzi del Chiavari, in poco meno di 2 minuti hanno già realizzato 2 gol. Sarà dura per il Siracusa, deve subito riprendere la partita in mano. Provano ancora i giocatori di casa con il tentativo da parte di Andrea Romano, che si libera della marcatura di Bellini. Ancora Romano all'indietro per Gianmarco Guarnera, Corvaia per Santino, ancora Santino, ora Corvaia, mentre davanti alla porta si stanno lottando con colpi davvero a ripetizione. Ancora Santino, sale sull'avversario, apertura da quest'altra parte per Andrea Romano, devono ragionare quelli della polisportiva canottieri Catania perché c'è tanto tempo, attenzione davanti alla porta, la chiusura di Robert Pest, un armadio che si è messo a proteggere la porta della formazione ligure. Hanno tardato sul tiro i ragazzi di Catania, infatti c'è stato il fallo sul portiere, su Robert, l'arbitro l'ha visto immediatamente, ha fischiato. Bertelloni sul pallone, apertura sulla sinistra, provano a spostarsi in zona centrale i giocatori del Chiavari con Bellini che si accentra, fa sempre paura quando si tratta di andare ad affondare il colpo in zona pericolosa. All'indietro provano nuovamente sul lato sinistro i giocatori del Chiavari per questa finale che è iniziata alla meglio, attenzione il pallone per Tige davanti alla porta avversaria, Tige, 3-0 per il Chiavari che non ne vuol sapere di lasciare speranze vive agli avversari. Matisse è implacabile su quella posizione, sia in nazionale che nelle squadre in cui ha militato. Se viene lasciato con la palla da solo lì sotto, difficilmente sbaglia. Ecco, non vorremmo essere nei panni dei
degli spettatori stranieri che si sono collegati in questo momento sul canale Facebook della Federcanoa e che magari in vista dei World Games vogliono vedere quale sia lo stato di forma dei nostri azzurri. Beh, fossi in loro non partirei nemmeno per i World Games, vista la situazione, insomma. C'è ben poco, scherzi a parte, comunque uno stato di forma invidiabile per i nostri azzurri che si stanno davvero comportando molto bene sia da una parte che dall'altra. Mettete assieme il gruppo di giocatori della Chiavari più i top player delle altre formazioni e ne esce una nazionale che giustamente lo scorso anno ha vinto il mondiale, quest'anno World Games e poi si tornerà ai mondiali in Canada. Il tentativo di Corvaia che ha sofferto, ha lottato, sa cosa vuol dire ribaltare una situazione di gran prepotenza, di cattiveria, e qui hanno provato quelli della polisportiva a farsi trovare pronti in zona d'attacco. Certo è che ora 5 minuti e 20 al termine di questa prima frazione sotto di 3 gol. Fossi tu l'allenatore della polisportiva Canottieri Catania, quali indicazioni si può dare a un team che si ritrova a dover affrontare una corazzata come questa? Allora, intanto quello che sto vedendo, i ragazzi del Chiavari hanno per un momento hanno cambiato il modulo difensivo, che dall'1-3-1 è passato all'1-4, quindi sicuramente i ragazzi di Catania hanno trovato difficoltà nell'adattarsi a questa modifica. Però adesso sono ripassati in 1-3-1 e i catanesi ripropongono un doppio tagliafuori che favorisce gli ingressi di giocatori veloci come Edoardo Corvaia. Infatti Edoardo è stato scelto per la finale contro la Francia proprio per questa sua caratteristica, perché i francesi avevano la tendenza a lasciare degli spazi per pochissimo tempo, ed Edoardo ha la capacità di vedere quelle linee d'ingresso ad una velocità, diciamo, superiore alla media. Adesso i suoi compagni stanno lavorando sicuramente per offrire questi spazi d'ingresso al loro giocatore migliore in questo senso. Beh, hai parlato della capacità di inserimento di Edoardo Corvaia, il golden goal che ci ha regalato il mondiale, ce lo ricordiamo tutti, diciamo che nei momenti di tristezza basta ripensare a quel golden goal e torna il sorriso. E allora vediamo un po' se Edoardo Corvaia regalerà ai suoi tifosi della polisportiva Canottieri Catania e di Siracusa, perché lo ricordiamo è un blocco storico di Siracusa, città che ha dato tantissimo, un grande impegno da parte di Libero Romano della famiglia Corvaia lo scorso anno, e qui ha provato ma nulla da fare per il poker del Chiavari. Avrebbero affossato definitivamente o quasi il match e invece stavolta hanno sbagliato. Chissà che per i catanesi non sia questo un motivo di riprendere a pagaiare e farlo con maggior prepotenza. Il pallone per Fabrizio Santino, per Corvaia, apertura per Guarnera, ancora Corvaia, arriva in velocità Corvaia, prova a farti vedere, e la parata di Pest che è andato a togliere un pallone impossibile. È una super difesa questa. Io stavo guardando, è larghissimo Pest, è una cosa, è una cosa veramente immensa, enorme. Ma la difesa è veramente una difesa di peso e di forza, è difficile trovare degli spazi e soprattutto creare dei blocchi o dei tagliafuori per far entrare i giocatori. Andrea Romano all'indietro per Corvaia, invece fisicamente è molto molto agile e che può infilarsi in maniera rapida tra le maglie della difesa avversaria. Fabrizio Santino all'indietro per Andrea Romano, non devono accelerare e forzare, devono ragionare, devono cercare di scardinare la difesa del Chiavari che ha dei punti deboli, in teoria bisogna soltanto trovarli, non è compito nostro, è chiaramente compito dei giocatori di Catania in campo in questa fase, ma in una finale bisogna giocare fino alla fine. 3-0 per il momento in favore degli azzurri del Chiavari, campioni d'Italia in carica. Corvaia sguscia via sul lato destro, Corvaia mette al centro per Santino, Santino perde per un attimo il pallone, poi prova a caricare il tiro, la base della traversa con Pest che torna sul pallone, ha di fronte a sé Gianmarco Emanuele, poi arriva Jan-Erik Hack, il numero 5, protagonista con la maglia azzurra, peraltro gli fu riservato un trattamento particolare ai capelli in occasione del mondiale, il battesimo per tutti i nuovi convocati agli eventi di particolare rilievo europei o mondiali. Ai nuovi viene riservato
un ingresso dal barbiere gratuito. Ecco, esatto, però sembra stato un ingresso d'oro e quindi ben accetto da Jan-Erik Hack. Bertelloni all'indietro per Robert Pest, l'apertura per Bellini che prova a farti vedere dalle parti della zona che lui preferisce e stavolta gli chiudono lo spazio. Cosa non facile. Andrea Romano era pronto sul primo palo, infatti è riuscito a intercettare il pallone di Luca Bellini. Si conoscono bene, molto bene i giocatori. Chiaro che in questo caso Andrea Bellini con il suo marchio LB9 è diventato ormai un'icona a livello mondiale, lo scorso anno anche su Sport Week, all'inserto della Gazzetta dello Sport, insomma spazio al mondiale. E qui intanto la ottima chiusura da parte della difesa della Polisportiva Canottieri Catania. Da qualche minuto il Chiavari ci prova ma non ci riesce. 3-0, un vantaggio rassicurante, ma occhio perché c'è tutto un secondo tempo da giocare e ancora 70 secondi in questa prima frazione. Sì, il Chiavari ha ridotto un po' il ritmo offensivo proprio in virtù del vantaggio dei tre gol. Adesso girano un po' più la palla dietro, vanno sicuri, cercano delle linee d'ingresso più pulite, dei passaggi sicuramente più puliti. Bertelloni prova a spingere, è costretto poi a ritornare sui propri passi, all'indietro per Bellini che in tranquillità serve per Pest. Pest arpiona il pallone tra le mani, apre nuovamente per Bertelloni, pagaia potente verso la porta avversaria, di fronte a sé il muro firmato da Sabino Andriani. Provano a ripartire i giocatori della Polisportiva Canottieri Catania, aprono con Fabrizio Santino, attenzione a Santino, fuori misura, questa era una bella occasione a 23 secondi dalla fine. Sì, questa è una situazione di gioco molto particolare che allenano tantissime squadre, la transizione da una situazione difensiva a una situazione offensiva, dove in genere il portiere è ancora lontano dalla porta, comunque fuori equilibrio per fare una parata di un certo tipo. Allora si cerca di portare il più velocemente possibile il pallone alla metà campo e tentare un tiro dalla distanza. In questo caso non è andata a buon fine la soluzione scelta dalla Polisportiva Canottieri Catania. Ultima azione di questa prima frazione per il Chiavari, Bertelloni. Bertelloni sul pallone al centro per Bellini che arriva in quinta marcia. Bellini, la parata da parte della difesa del Catania, poi altro tiro e arriva il gol di Jan-Erik Hack per il 4-0. Non è gol? A un secondo dalla fine. A un secondo dalla fine, sì, 4-0, convalidato il gol di Jan-Erik Hack. 4 per il Chiavari, poker della formazione ligure. I campioni d'Italia in carica, a un secondo dalla fine si portano sul 4-0. Vediamo un po' il direttore di gara Donzelli che cosa fa, estrae il cartellino verde, ha chiesto... ha chiesto di far rispettare le distanze. Comportamento antisportivo del Chiavari perché non si è schierato sulla propria metà campo, allora il secondo arbitro ha dato il verde, un team warning al Chiavari. Intanto vedo che Hack ha una maglietta sotto al salvagente con la scritta dietro France, l'avrà strappata ai transalpini alla fine della finale dello scorso anno e se la tiene un po' come ricordo, come cimelio dell'ultima vittima sportiva fatta da Hack e dall'Italia a livello mondiale. Finisce il primo tempo, 4-0 per il Chiavari sulla Polisportiva Canottieri Catania. Beh, recuperare 4 gol è difficile di per sé, recuperarli al Chiavari è ancora più difficile. Sì, direi che però bisogna provarci per il Catania, perché arrivati a questo punto di fronte al proprio pubblico non resta che fare questo. 10 minuti e 4 gol al Chiavari sono veramente difficili da recuperare, quindi il Catania dovrebbe adesso a questo punto osare, cioè da una difesa molto più aggressiva, delle uscite un po' più avventate, diciamo così, perché 4 gol sono tanti, bisogna recuperarli assolutamente e soprattutto in transizione, perché come abbiamo visto prima la squadra del Chiavari è molto ben piazzata in difesa, quindi il costo energetico per creare degli spazi d'ingresso è elevatissimo. C'è un punto debole di questo Chiavari, se vogliamo trovarlo, se
al posto dello staff tecnico del Polisportiva Canottieri Catania. Cosa diremmo? Io probabilmente niente, tu sicuramente qualcosa, ma un punto debole del Chiavari, magari non generale, ma che tu hai potuto scorgere in questo primo tempo, anche se vincendo 4-0, il punto debole, il sole contro adesso, no? La loro forza è proprio nella fase difensiva, come abbiamo visto sono passati veramente pochi tiri, i tiri che sono passati comunque avevano un muro difensivo, c'erano tutti i giocatori ben messi. Quindi, come ti dicevo, i ragazzi di Catania devono tentare di prendere la palla da una loro situazione difensiva e cercare il tiro dalla distanza, dove la difesa appunto del Chiavari non è piazzata. Dovrebbero provare a lavorare su questo. I loro giocatori sono veloci, Edoardo, Emanuele, sono abbastanza veloci per sfruttare delle linee di apertura per portarsi il pallone alla metà campo nel più breve tempo possibile. Ecco, forse proprio questo l'unico modo con il quale il Catania, che ha comunque grandissima qualità, può provare a scardinare la corazzata del Chiavari, squadra che porta con fierezza il tricolore sul petto. L'ha vinto lo scorso anno, prima l'aveva vinto nel 2012, nel 2010, nel 2009 e poi nel biennio 2003-2004 e nel 1998. 7 vittorie per il Chiavari e per il Posillipo, 5 nella storia della Serie A maschile per il Lerici, 3 per il KST Siracusa, 1 per il Ghisa Mestieri Palermo e 1 per la Canottieri Siracusa. Nel 93 vinse il titolo Borgata Marinara Lerici. Facendo un attimo un excursus su come è andata la stagione quest'anno, massima serie per la prossima stagione all'Idroscalo Club e al gruppo Canoe Roma, sono scesi invece in A1 l'SS Lazio e il Catana, qui intanto primo piano per Marco Porzio, numero 7 della formazione del Chiavari, e Chiavari che deve difendere 4 gol di vantaggio. Sarà dura, cioè, tra l'altro anche impostando una difesa più aggressiva sarà difficile, perché comunque parliamo di giocatori di altissimo livello, un controllo della palla e un controllo del passaggio sicuramente molto molto sicuro, quindi anche le uscite avventate devono essere delle uscite avventate controllate. Insomma, un'impresa titanica, ma lo sport è bello perché può accadere davvero di tutto, e sappiamo che dentro i vari Gianmarco Emanuele, Santino, Corvaia, Barone, Musso, Romano, Guarneri e Andriani non hanno affatto sventolato la bandiera bianca della resa, anzi si vede da come impugna la pagaia Edoardo Corvaia per andare allo scatto verso questa palla, Corvaia contro Bertelloni, attenzione al colpo con Corvaia che conquista questa prima palla nella seconda frazione di gioco, Corvaia sulla quale si fionda Bertelloni. Ora gli lascia un po' di respiro e allora riparte la Polisportiva Catania. Andrea Romano sul pallone, apre per Fabrizio Santino. Santino al centro per Romano, Carlo Corvaia e la pallone, la chiusura da parte della retroguardia ligure. Con la palla che finisce in out, subito in avanti comunque il team di Catania che con consapevolezza sa di non poter aspettare nulla e non può attendere che il Chiavari conceda qualcosa, deve costruirsi delle azioni, deve mettere in campo tutto ciò che ha nelle braccia, nelle gambe, nella testa, nel cuore, insomma deve fare una grande partita, un gran secondo tempo, un secondo tempo che si ferma per un attimo perché il pallone è finito fuori, c'è un po' di moto ondoso, sì, che succede? Vediamo un po', effettivamente ci sono un po' di onde sul rettangolo di gioco, allargo qualche barca imponente mentre c'è il pallone che viene recuperato e in questo caso una seconda sfera a ridosso del campo per l'emozione è mancata, qui giovani tifosi e polisti in tribuna. Una tribuna allestita dallo staff e dal comitato organizzatore che ha dato grande visibilità a questo evento. Si può ripartire 9 minuti e 34 alla termine di questa sfida. La finale scudetto della Serie maschile tra Chiavari e Catania. Catania in possesso in questo momento con Corvaia.
dalla propria zona di campo preferito. Corvaia per Romano al centro, palla che arriva sul lato destro per il numero 6 Andrea Romano, classe 1986, ancora al centro per Corvaia. Corvaia, il tiro che viene respinto, ancora però in possesso il Catania, prova a farsi spazio con Gianmarco Emanuele, palla che non trova lo specchio. Adesso il Chiavari sta giocando in tre perché hanno un giallo, perché Jan Erik forse ha sommato due cartellini verdi per lo stessa tipologia di fallo, quindi per due minuti il Chiavari giocherà in inferiorità numerica ed è un'occasione d'oro per il Catania. Power play per il Catania, quindi due minuti di superiorità da sfruttare al massimo. È necessario qui provare ad infilare uno, magari due gol, perché poi nel momento in cui si vanno a colpire i grandi, lì subentra anche il tremore, la paura psicologica di non essere più imbattibili. Palla che sfugge a Corvaia, recupera Romano, Romano con il sinistro al centro, possibilità per la formazione di casa, il tiro, ancora la chiusura. E poi un fallo di Pagaia da parte. Certo è che Catania sta spingendo a tutta, ha guadagnato la superiorità numerica. Ora i padroni di casa vogliono andare al gol, altra chiusura, quindi è andato ad affondare il tiratore catanese, chiede l'intervento da parte del direttore di gara, non c'è nessuna sanzione, riparte Robert Pest. Che da solo. Beh, il Catania adesso deve, va a uomo perché è in superiorità numerica, quindi occhio qui, attenzione perché è ripartito Hack, Bellini è rientrato il quinto uomo, quindi finita la superiorità, Bellini all'indietro per Pest. Pest apre per Porzio, arriva Pest con un motoscafo, Porzio ancora per Bellini, Bellini il pallone controllato, l'assist per Bertelloni, Bertelloni avanza ancora per Bellini dalla zona centrale, non ha ancora segnato Bellini in questa finale. Pest, Pest il tiro e sbaglia, stavolta sbaglia il team ligure con il tiro che viene ora riconsegnato, con il pallone che viene riconsegnato al Chiavari. Subito a uomo la formazione del Catania vuole recuperare, vuole sfruttare questo angolo. Hack, attenzione, palla che gli sfugge, c'è però il fallo, fallo di Pagaia. Hack recupera la sfera, gliel'aveva rubata per un attimo Gianmarco Guarnera. Catania che non ha lo straniero in rosa in questa stagione. Attenzione, pallone che arriva da Bellini, il gol del 5-0. L'avevi chiamato Luca Bellini, 5-0, mette la firma su questa finale, una finale che diventa sempre più difficile per la Polisportiva Canottieri Catania, ma di fronte credo che qualsiasi squadra avrebbe avuto difficoltà oggi contro una Chiavari sempre più in forma, un Chiavari che in ottica nazionale fornirà grandi nomi alla team azzurro che andrà ad affrontare i World Games tra qualche settimana in Polonia. Attenzione allo scatto ora di Hack, il regalone per Bellini, Bellini attenzione a tu per tu con il nulla se non con la porta, e con il 6-0, 6-0 per il Chiavari. E allora in Liguria si è già scatenata la festa, punteggio tennistico Riccardo, ma qui non stiamo assistendo ad un match tra una squadra forte e una squadra debole, assolutamente stiamo assistendo ad un match tra una squadra forte e una squadra decisamente molto come direbbe forte, fortissima, come direbbe qualcuno, i ragazzi del Chiavari sono illegali, diciamo diciamo sì, che fanno parte di un altro pianeta, i primi terrestri, diciamo che la Polisportiva Canottieri Catania fa parte del mondo dei terrestri, dall'altra parte ci sono i marziani del Chiavari. Questo è un bel messaggio da inviare al resto del mondo in vista dei World Games. Risparmiate il prezzo del biglietto, guardatevi in TV. Ironia a parte, Catania comunque che tiene alto il nome fino alla fine e meriterebbe il gol, ecco, che arriva con Gianmarco Emanuele per il 6-1. E qui sarà anche che il Chiavari ha leggermente rallentato, ma Gianmarco Emanuele è arrivato sotto porta ed è andato a infilarlo il gol del 6-1. 5 minuti e 52 al termine, nulla si può dire, nulla si può dire nello sport, nella canoa polo,
nella canoa polo al mondiale di Siracusa eravamo sotto a 30 secondi dalla fine, poi Hack si è inventato il gol con il quale siamo andati a vincere poi il mondiale al Golden Goal. Quindi insomma fanno bene quelli del Catania a crederci. Sul pallone c'è Pest, apertura per Marco Porzio. Porzio prova a farsi vedere al centro Alessandro Tige, all'indietro invece per Pest. Pest al centro per Bertelloni, che arriva in scivolata davanti alla porta con Porzio. Porzio all'indietro, intercetta molto bene Edoardo Corvaia, che recupera il pallone, prova a ripartire Corrado Musso in velocità. Corvaia lo osserva e va ad innescarlo. Attenzione Musso che controlla la sfera, palla sulla destra, arriva la pagaia infinita. Niente, come dicevamo prima, sì, hanno sfruttato proprio la velocità di apertura e di transizione per non dover sprecare troppa energia a scardinare la difesa del Chiavari. Però non, questa volta non è andata a buon fine, anche perché sono stati molto veloci, avevano già il portiere e un difensore piazzato. Ecco, l'unico modo per provare a vincerla questa partita è quella proprio di non sbagliare nessuna occasione che ti si presenta. Ne avevano avute due quelli della Catania nel corso del primo tempo e hanno mancato di pochissimo il bersaglio. Ecco, contro squadre come il Chiavari ogni errore si trasforma poi in un gol subito praticamente, quindi devono assolutamente migliorare la percentuale realizzativa. Intanto Catania che ci prova, all'indietro per Andrea Romano. Romano che avanza, prova a controllare il pallone, va davanti a sé ancora gli avversari, fanno girare da una parte all'altra, passano i secondi, 20 alla termine di questa fase d'attacco, 4 minuti e 10, il pallone per Corrado Musso, il pallone che rimane di Corvaia, 6-2, Edoardo Corvaia in fila, l'ottavo gol di questa finale, il 6-2 che accorcia le distanze, 4 minuti, ancora un'eternità, 4 minuti e un secondo. Saranno 4 minuti intensi. È un Catania che deve tirar fuori tutto quello che ha, perché fatti due gol ci possono provare a farne anche qualcun altro e chissà che qualcosa di positivo per gli etnei non possa accadere. È chiaro che il Chiavari non starà a guardare gli avversari giocare a flipper davanti alla loro porta. Bertelloni per Bellini, c'è la segnalazione da parte del direttore di gara che qualcosa davanti alla porta del Catania è accaduto. Sgomitano davanti alla porta con Bellini che ha il pallone al sicuro. Pest per Bertelloni. Bertelloni palla protetta sulla sinistra, all'indietro per Pest, costretto ad andare all'indietro, passaggio impreciso nei suoi confronti, poco male, recupera Bellini che palleggia con la pagaia. Bellini alla centro per Hack, arpione il pallone in cielo, lo mette giù, poi lo controlla dall'attacco di Corvaia che con il pallonetto va a servire Bertelloni. Bertelloni che ha spazio davanti a sé, arriva la pagaia di Edoardo Corvaia a dirgli di no. Il Catania adesso si è disposto in una difesa 1-2-2, che è appunto una difesa aggressiva, adesso stanno cercando di guadagnare il tutto e per tutto, è una difesa 1-2-2, sicuramente scopre sugli ingressi laterali, appunto adesso Andrea Bertelloni li ha colpiti proprio su un ingresso laterale. H contro Fabrizio Santino, Santino che va a dare una carezza carica di forza ad Hack. Hack che vede Bellini sguisciar via, poi però non lo serve, preferisce tenere il pallone. Bellini, non ci sono soluzioni nei confronti del talentuosissimo goleador azzurro e chiavarese. Alla centro per Hack. Hack ora torna indietro, è inseguito da Fabrizio Santino che non lo molla e fa bene. Pest portano a spasso un po' gli avversari, i giocatori della Chiavari, ancora Pest che ha di fronte a sé un Corrado Musso indiavolato, Pest rispedito nelle retrovie, 17 secondi ancora in zona d'attacco con Bertelloni, sulle quale Corvaia va a dare con la mano un tocco che non crea però troppe difficoltà al giocatore avversario. Attenzione a Pest, carica il siluro, 7-2 da un pianeta all'altro con Robert Pest che infila il settimo sigillo a 1 minuto e 47 dalla termine di questa finale scudetto, nella quale il Chiavari davvero sta dominando. Chiavari che
con questa vittoria salirebbe a 8 titoli nazionali conquistati, superando il Posillipo che fino allo scorso anno dominava in comproprietà con il Chiavari nella somma dei titoli tricolori vinti nella storia. 7 per il Posillipo diventeranno 8 per il Chiavari, e quindi la Liguria diventerà regione simbolo della canoa polo italiana e non solo romano. 1 minuto e 13 al termine, la parata di Robert Pest, palla per Marco Porzio. Vediamo un po' con il mirino a servire Bellini, e va a rovinargli la festa Fabrizio Santino. C'è il fallo, fallo da ultimo uomo, quindi rigore. È qui tiro di rigore a Fabrizio Santino, non ha voluto regalare nulla ad un Bellini che non ha certo bisogno di regali, e si guadagna il primo piano Luca Bellini, che siamo abituati a vedere in azzurro, il nome sulla schiena, il suo numero 9, LB9, il marchio di fabbrica del giocatore di Chiavari, che mette in saccoccia l'ottavo centro, hat-trick per lui, 3 gol, 5-0, 6-0 e 8-2. 50 secondi marcature. Eh sì, 50 secondi durante i quali l'8-2 può cambiare ancora di un po', ma non di tantissimo. E allora siamo oramai nell'imminenza dei titoli di coda di questa finale, che apriranno però la sigla dei festeggiamenti del Chiavari. Attenzione però all'ultima azione, una delle ultime in zona d'attacco per Fabrizio Santino, che prova con caparbietà a mettere il pallone alle spalle della difesa ligure. Nulla da fare per il momento, insistono comunque a testa alta i giocatori della Polisportiva Canottieri Catania sul pallone, quando mancano 36 secondi, 8-2 il risultato in favore del Chiavari. Si lotta davanti alla porta della formazione dei campioni d'Italia in carica, con il tentativo da parte di Gianmarco Emanuele, autore di uno dei due gol della Catania, l'altro l'ha segnato Edoardo Corvaia. Si riparte dall'angolo con Santino che serve Romano. Romano, la palombella, l'assist da quest'altra parte per Barone. Barone ha di fronte a sé Tige al centro per Romano, palla intercettata per un attimo, poi ancora Gianmarco Emanuele, non riesce a trovare il varco giusto, palla che finisce in out. 7 secondi, 8 secondi al termine di questa finale, l'ultimo scatto, le ultime pagaiate sul mare di Catania, e poi sarà gioia per il Chiavari, che si va a conquistare con merito questo scudetto. 2 secondi, 1 secondo e finisce qui. Il Chiavari è campione d'Italia qui a Catania, onore al Chiavari del presidente Alberto Baroni, che entra in campo per godersi la festa con i suoi ragazzi, onore alla Polisportiva Canottieri Catania, che ha comunque lottato con caparbietà, con grinta, con determinazione contro una squadra davvero forte, fortissima. Riccardo, che commento a chiusura di questa straordinaria 2 giorni di canoa polo qui a Catania? Beh, ogni commento è superfluo, l'hanno dimostrato sul campo di essere assolutamente superiori, hanno dominato la regular season quest'anno, hanno vinto questa finale a giudicare il risultato abbastanza facilmente, l'abbiamo visto in acqua. 8-2, comunque notizie più che positive per il movimento italiano in vista dei World Games, perché qui in questa finale c'è praticamente buona parte della nazionale azzurra, si ritroveranno da compagni di squadra qui, Corvaia e Hack si parlano e poi si ritroveranno fianco a fianco a difendere il tricolore, anche il femminile. Buone notizie insomma per i World Games, grandi cose per la nostra nazionale e il movimento della canoa polo. Assolutamente sì, a fine luglio questi ragazzi daranno il tutto per tutto ai World Games in Polonia, noi saremo lì a tifare per loro. Assolutamente, e allora questo è il pomeriggio, questo è lo spettacolo della canoa polo qui a Catania, in un weekend intenso per la canoa italiana, perché oltre alle sfide che vi abbiamo proposto in diretta qui su Facebook, c'è anche tanto spettacolo in Val di Sole con le sfide
sfide internazionali e tricolori junior per lo slalom e la discesa, ma le gare continuano anche la prossima settimana. Saremo ovviamente tempestivi e in pieno aggiornamento su federcanoa.it, su Facebook, con le nostre storie, su Instagram e su tutti i canali social della federazione. Riccardo Ibba, grazie mille per il tuo contributo tecnico qui in commento. Ti lasciamo anche a te alla festa, insomma, qui a Catania adesso. Grazie a voi, un saluto a tutti i canoisti italiani. E allora il saluto a tutti i canoisti va anche da parte mia qui da Catania, da Johnny Lazzarotto. Un grazie per averci seguito, un saluto ed un buon proseguimento ovviamente in compagnia dei nostri canoisti. Continuate a seguirci su federcanoa.it per sapere tutto delle squadre dei canoisti italiani in Italia, in Europa e nel mondo. Alla prossima!